Ciao amici senpai, ho sempre pensato che sarei stato più bello come ragazza che come ragazzo. Ed è per questo che mi sto facendo crescere i capelli. Non vedrete più il ciuffo da una parte. No, sì, forse lo rimetterò. Ma chi me ne frega dei capelli, voi? Ed è consuetudine vestirmi di rosa. In realtà non ho vestiti rosa. A meno che non li rubi a mia mamma. Mamma, hai dei vestiti rosa? Ma? Ecco, lei è il contrario di Lady Oscar. Ha avuto un maschio ma voleva che fosse una femmina. E questo video non è per accontentarla. E oggi giochiamo a Yandere Simulator, che è praticamente identico a quello per computer. Anche se sto telefono è praticamente un computer. È più forte del mio computer che sto usando adesso. Ho iniziato a registrare i video sul telefono perché il mio computer al momento si sta rompendo e non ho abbastanza soldi per prenderne un altro. Quindi mi accontento del telefono. E se non vi dispiace, no, non lo faccio mai a inizio video, però vi chiederei di lasciare un like se vi piace questa cosa del telefono. Se no lo prendo in prestito, non lo so, a mia mamma. È un computer che uso solo per andare su Facebook e stalkerarmi. La cosa brutta è che quando posto le mani su Facebook, lei le guarda, viene in camera mia e mi dice: che cacchio ve ne postate? Quindi possiamo cambiare il senpai. Oggi siete veramente dei senpai. E possiamo cambiarlo e fargli i capelli azzurri, come l'occhino. E la nostra yandere. Ma che è bionda? Ok, sì. Aspetta, che no, è bionda? Sì, bionda. Occhi biondi. Capelli azzurri. È il contrario di un Super Saiyan. E che la nostra avventura inizi. Ok, ci siamo. Siamo a scuola! Che schifo. Guarda, corriamo così! È bellissimo! È più dettagliato di quanto io mi ricordassi per computer. C'è la bicicletta di Locchino! No, raga, posso veramente andare in bici? No, raga, posso andare in bici! Questo non c'è niente! Però non ho capito perché, guarda, ha paura di guardare avanti. Possiamo andare in giro per la città! C'è il Dash! Possiamo andare più veloce! Raga, questo è Bici Simulator. Possiamo veramente andare... E questa chi è? Ciao! Costume? No, così... Oddio, sono diventato l'occhino, c'ho il pannolone. Oh! Guardate cosa posso fare! Motorbot! Raga, sono Light! Sono identico Light di Death Note! E questo? Oh mio Dio, così sono cattivissimo. Perché c'è una lancia, scusate? Ok, ho appena preso una lancia. Posso uccidere questa? Che spaccata! Dovresti perdere da sotto, non da dietro la schiena. Ok, torniamo fuori. Ciao! Ah, quanta gente! Quanta gente che va a scuola! Sono appena scesi. Questo cos'è? Un uovo in testa? Ha un uovo in testa, ciao! Ops! È morto tipo così, discostù! Quindi possiamo giocare anche nei panni del senpai. Questa? E nessuno si accorge di niente, continuano ad andare a scuola. Sono devoti alla scuola, brutti secchioni, ho sempre dato i secchioni. Muori! Aspetta, con questo qui ci voglio provare. Ma che dite? Ok, forse ha notato la mia lancia. Ha notato la mia grandissima lancia. Guarda, non c'è niente in mano, tranquilla. Tranquilla, vieni qua. Ciao! E non... mi fai un motorbot anche tu lì sotto, per favore? Seguimi, sarà la mia ragazza. Ma mi segui veramente? Voglio fare un trenino di ragazze. Tu, Greta Menchi, vieni qua. Follow me. Ma l'altra si prende male se chiedo a un'altra di seguirmi. Posso fare il trenino di ragazze? Lilli Meraviglia. Follow me. Tra l'altro, quando ho conosciuto Lilli, mi ha chiesto come mi chiamavo. Io le ho detto Lorenzo. E lei mi fa, non me lo ricorderò mai. Allora le ho detto, tu Lilli, io Lollo. Lilli, Lollo. Lollo, Lilli. Dopo 2 minuti si era già dimenticata. Sono rimasto malissimo. Ma che cazzo? E mi sono seduto dietro di lei! Oh! Ma ho inventato una nuova se... Non capisco dove mi sono seduto. Ma è così che si fa l'amore? Cosa c'è in faccia? È un'assassina anche questa, aiuto. Questa è la classe di educazione sessuale. No, non volevo parlarti, scusami. Oddio, si è girata. Mi segui? C'è Naruto, raga! Ma perché mi siedo dietro alle persone? Inquietantissimo. Tra l'altro lo facevo anch'io, tipo mi mettevo... Così e gli andavo dietro, però le ragazze, non ragazzi. Ciao, Yandere con gli occhiali, vieni qua, seguimi. Sono il ragazzo più popolare della scuola. No, ragazzi, scusate, c'è la mamma di Locchi. C'è la mamma di Locchi. Cazzo, sono tale. Ok, mi siedo dietro a... Ok, cosa dobbiamo fare? Cosa si impara oggi? Ah, il gioco del silenzio. Bello. Prof, devo andare in bagno, posso andare in bagno, per favore? Grazie. No, Lollo, no, basta! Ho sbagliato classe, scusate. Cercavo il bagno. Non ci credo, posso anche bere. C'è un coltello! Questo volevo fare.
Non si... ragazzi, ricordatevi, non si beve prima di uccidere, mi raccomando. O non si beve mentre si uccide. Devo andare in bagno adesso. Cosa stai bevendo? Ok. E adesso andiamo tranquilli. Pian pianino. E andiamo a cercare qualcuno isolato. C'è una ragazza. Sembra la mamma di Lucchino. È lei. Come se andava piano? No, non così. No, non così. Forse così. Pian pianino. No, l'ho fatto il solletico. Ah, è bellissimo quando muoio. Ah! E adesso andiamo a fare l'occhino. Questa è la storia di come abbiamo fatto l'occhino. No, dove è andata? Ah, ok, tu vieni con me. La mamma di Nocchino non era disposta. Vieni qua. Ah, posso giocare a calcio? Con la sua testa? Cosa sto facendo? La sto guardando. Ah, sto decidendo se fare... Ok. È così che si fanno le strisce del campo. Solo che bisogna trovare qualcuno col sangue bianco. Sono le porte tipo all'Esselunga, si aprono da sole. Ok, laviamola un po'. Adesso è pulita, vedete che non lascia più macchie di sangue. Perché l'abbiamo pulita. Ok, ne è lasciata una. Ma quelle sono le... è un'altra cosa. Cioè sono le... Ciao ragazzi, vi ho portato un regalo. È un esperimento. Prof, non si scandalizza. Prof. Mi ha notato. Ah, ecco, prof. Quando alzavo la mano non mi ascoltava mai quando dovevo andare in bagno. Adesso che ho una ragazza con nel suo periodo, adesso invece si. Ah, tutte le ragazze che scappano. Ah! E tu cosa vuoi fare? Ma che... Ma come? Ti ho dato un cazzotto alla prof. Ok, sono le 8 di mattina e la scuola sta per iniziare. Ho già iniziata. No, sono appena aperti i cancelli. La mamma di Lucchino. Ok, seguiamola. Ciao, mamma di Lucchino. Mamma di Lucchino. Posso baciarla? È lei quella giusta. Ok, baciamo. Subito, così. Non mi è mai successo nella vita reale. Ci sono anche i trucchi, ci sono i cheat. Possiamo andare in infermeria? Sì, piccola. Mamma di Lucchino, meglio che vieni qua, se no io ci provo con l'infermiera. Va bene, ci provo con l'infermiera. Salve, infermiera. Ciao. Waterbottle. Eccola qua. Ciao. Un altro bacino? Oh. Guarda, infermiera. Infermiera, con le tue siringhe? Sai cosa ti vorrei infilare io nel braccio? Cioè, in un'altra parte del corpo. Il braccio è troppo... Dove sta andando? No! Dove sta andando? È suonata la campanella, sto scappando! Senti, no, no, non ti ho usato solo per farle ingelosire. Ti ho detto di seguirmi. Vieni qua, ok? Andiamo in infermeria. Non è l'infermeria. Che cacchio? Che sta succedendo? Ah, è iniziata la lezione, quindi tutti stanno correndo. Ma noi no. Noi bigiamo la lezione. Ok, vieni qua in infermeria. Mettiamoci in un lettino. Come succede il vestito? Dovrebbe farla alle ragazze questa cosa della gonna. Ma posso sedermi in un letto? Facciamo il test della vista? Test della vista online gratuito con Loki? Mi vedete? Ora ci vedete? Ora non ci vedete? Ora ci vedete? Ora non ci vedete? Ok, sediamoci un attimo e riflettiamo. Cosa stiamo facendo della nostra... Cosa stiamo facendo della nostra vita? Perché salto? Ho delle natiche molto... molto, molto sviluppate. E riesco a saltare da seduto. C'è un cesso. C'è un cesso per bagno. Non mi seguire in bagno però, che mi vergogno. Va bene, ho bisogno di un po' di privacy. Quindi andiamo nel bagno qua. Oh, ci posso solo saltare. Faccio delle puzzette talmente forti che mi sollevano da terra. Andiamo nel bagno delle femmine. Wow, non mi ha visto nessuno. Ma delle femmine questo? Sì, c'è il coso del profumo. Le ragazze profumano. Buongiorno, prof. Sono un po' in ritardo, ma avevo una buonissima scusa. Ero in infermeria, stavo malissimo. Sono dovuto andare in bagno. Non ci credo, posso notare. Ma è più bello di andare simulator sto gioco. È bellissimo. E questa? Ciao. Ah, join club? No, non in quel... No! Ok, mi sono già spogliato. Andiamo dritti al punto. Alla fine di questa lezione sarai tutta bagnata. Ok, dovrei smetterla. Mi stanno seguendo anche dei ragazzi più piccoli. C'è una doccia, posso usarla? Funziona anche la doccia, raga! Ma adesso... Ma no, sono nudo. Possiamo andare a giocare a pallacanestro nudi. Va bene, tutti bagnati che giochiamo a pallacanestro. Secondo me ce la faccio? Ed è lui! Tiro da tre! Il tiro da tre! C'è! Woo! Ok, niente, non sono mai stato bravo a basket. Allora proviamo con un tiro libero. Wow! C'era? Non si capisce dalle texture, però sembra che ci fosse. Ma posso ammazzare qualcuno col pallone da basket? Gli posso lanciare addosso a sta tipa? Dove è andata? No, stupida macchinetta.
Ma come? Sto tirando fuori lattine gratis sparandole col coltello. Non si spara col coltello, lo so. C'è qualcuno in libreria. Ah, shh, non si può parlare in libreria. Ma si può uccidere. Perché la sto guardando così? Mi sento in colpa oppure le sto guardando? Ah, ho capito cosa le sto guardando. No, raga, io voglio fare la copertina di sto video così. Questa è la copertina del video, scusatemi. Posso trascinare? Oh! Sì! Ok. Ah, posso farci tante cose con questa roba. Basta, è arrivato il 50° giorno. Dobbiamo finirla qua. Dobbiamo porre fine a tutto. Non posso buttarmi. Voglio buttare. Hanno messo le recensioni anti-Blue Whale. Ma che cazzo? Ma perché? Voglio buttarmi giù. Sentite, mi sono stufato di uccidere quel coltello, però mi sa che posso fare l'ultima cosa per rendervi felici a voi maschietti. Raga, sono sporche, che schifo, sono sporche. Vabbè, il sangue che vedete non è mai perché io uccido, ma sapete, no? Quindi, insomma, cioè, allo stesso tempo eccitante e disgustevole, allo stesso tempo. Tanto è abbronzata pure male, cioè, ma perché ti abbronzi con le cioè, è abbronzata al senso opposto. Di solito con i pantaloncini resti bianco vicino al linguine, poi dopo sei più abbronzato. Non so, questo qui va al mare solamente con le calze alte fino qua. Comunque questo gioco è gratis, quindi potete scaricarlo e potete scrivermi nei commenti dove sono le altre armi, perché qua si potrebbe scegliere dove andare. Solo che non ho mai capito. Cioè, trovo solo il coltello, ok? Ovviamente il gioco è limitato, non potevo fare vedere chissà che. Non c'è tanto da vedere. In realtà sì, c'è qualcosa da. Vabbè, dovrei smetterla. Comunque, se il video vi è piaciuto, e guardate qua, non può non piacervi sta visuale qui. Se il gioco vi è piaciuto, lasciate un bel mi piace. Iscrivetevi al canale se volete vedere altri video di Yandere Simulator. Falso. E commentate su altre armi che posso trovare, perché trovo sempre il coltello e mi sono rotto il coltello. E ditemi altre cose che si possono fare su questo gioco, perché non capisco. Cioè, bacio quello, poi scappano tutti in classe, vado in giro a uccidere gli insegnanti e li trascino e gli faccio fare così. Vabbè, dall'occhio è tutta. Non ho mai chiuso con una vagina.